Il libro che vi voglio presentare oggi è Imperfezione, scritto da Telmo Pievani e edito da Raffaello Cortina. Questo è il libro che vi mostro. Questo libro è estremamente interessante perché ci racconta, e forse ci permette di toglierci un pregiudizio, ci racconta l'evoluzione, ci dice quanto l'evoluzione sia diversa forse da come ce la immaginiamo. Non è un processo così lineare, non è un processo che tende alla perfezione, ma è un processo che ha come scopo finale quello di far funzionare nel modo possibile gli organismi viventi. C'è una frase di questo libro che devo dire è geniale e che riassume in sé il concetto, è quello che l'evoluzione sta andando avanti da 3 miliardi di anni, all'inizio c'erano le amebe e adesso ha prodotto Donald Trump. Quindi, come ho detto, la perfezione e l'eleganza non sono i criteri della natura. Il criterio della natura è produrre degli esseri viventi che funzionino nelle condizioni date. Non tutte le regole del gioco però sono e funzionano nel modo in cui l'evoluzione è costruita. Il caso cambia le regole del gioco. I dinosauri ne sanno qualcosa. Un asteroide è caduto sulla Terra, ha distrutto tutte le condizioni nelle quali si erano evoluti al meglio e ha cambiato in modo talmente radicale l'ambiente che essi non sono sopravvissuti. Tutte le volte che c'è un cambiamento repentino, che sia quindi un asteroide, che siano le eruzioni vulcaniche di un altro periodo che ha prodotto un'altra estinzione di massa, succede che l'evoluzione non è in grado ovviamente di adattarsi a questo. In questo pensiero c'è anche un qualcosa che noi dovremmo considerare molto attentamente. L'essere umano sta cambiando radicalmente e rapidamente le regole del gioco. Non è per nulla evidente che sapremo adattarci alle nuove regole che noi stessi ci stiamo dando. Qual è il principio fondante dell'evoluzione? Non è quello di costruire, come ho detto, un organismo perfetto, è quello di utilizzare al meglio ciò che esiste e su quello, riadattando o aggiungendo, produrre qualcosa che funzioni meglio. Un esempio del fatto che l'evoluzione non è così efficiente e non è così perfetta come vorremmo è quello del cancro, il tumore. Lì c'è un conflitto tra il vantaggio competitivo di una singola cellula e il fatto di dover invece per un organismo pluricellulare avere a che fare con dei compromessi che permettono alle cellule di convivere. Quando il cancro decide di vincere, prevale il vantaggio di essere una singola cellula. Peccato che alla fine della storia l'organismo che ospita il cancro muore e quindi anche queste cellule ne subiranno la conseguenza. Se volete, questo è, la possiamo chiamare stupidità dell'evoluzione, o forse meglio, l'imperfezione dell'evoluzione. In questo libro vengono elencate le 6 leggi dell'imperfezione. Beh, secondo un organismo vivente è più complicato di un robot. A Asimov bastavano 3 leggi per descrivere l'etica di un robot, e qui invece servono 6 leggi per in qualche modo farci capire come l'evoluzione sia imperfetta. Vi ricordo che se volete approfondire questo tema ci sarà un'intervista all'autore di questo libro e sarà venerdì 27 e la potete seguire alle 11, la potete seguire sui canali YouTube e Facebook di Sharper e sul sito www.sharpermenonite.it. Vi faccio rivedere il libro.